Questa la tengo. Lasciamela. Dai, dai, fare. Un po' di lampi. È una scarica atmosferica. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah!
In soli 20 terrificanti minuti nella villa che vedete alle mie spalle, Bill Sienkiewicz con la sua follia omicida ha sterminato i Clermonts. Il killer si è introdotto nella casa accogliendo impreparata la famiglia, seminando terrore in un'orgia di sangue. Naturalmente gli esperti sono già al lavoro, ma secondo un loro primo rapporto, nessuno è scampato alla sua follia omicida. Jailers and Killers, signore e signori, Jailers and Killers. Ma torniamo immediatamente a collegarci con la nostra inviata. Sembrano esserci alcuni importanti sviluppi. Sei in onda, Janine, mi senti? Sì, Tony. So che hai il referto della scientifica, ce lo leggi? Certo, Tony. Grazie. Io ho sottoscritto dottor Arras in data 21 luglio corrente anno, dopo aver esaminato attentamente i corpi, in fede dichiaro che tutti i componenti della famiglia sono morti. Puoi anche confermare che tutte le armi che ha utilizzato sono differenti? Sì, lo confermo, Tony. Grazie, Janine. Janine Cortesi, TWN. Sei fantastica. Ti adoro, Tony. Ora, col supporto della grafica, andiamo ad esaminare le armi utilizzate. Sit back and enjoy the ride. Ma ora è giunto il momento di ricordare la famiglia che ha giocato con noi. I Clermonts. Te ne siamo grati, Bill. Cinico, freddo, spietato. Signore e signori, Bill Sienkiewicz. Andiamo subito a presentare i quattro concorrenti per la prossima settimana. Questi quattro assassini attendono nel braccio della morte la loro esecuzione. Sarete voi a dare la chance ad uno solo di loro di tornare a vivere. Basta chiamare il numero che vedete in sovraimpressione e quindi aggiungere la cifra del candidato corrispondente. E dico a voi, se siete una delle famiglie concorrenti, avete un solo unico obiettivo: uccidere il killer. È facile.
siete a casa. Il vostro santuario, il vostro mondo. Avete a disposizione tutte le armi che volete. L'assassino invece è a mani nude, ma non saprete mai se e quando arriverà. Stanotte? Forse domani? Magari tra un anno, magari mai. Ma non dimenticate, potreste vincere il più grande montepremi di tutta la storia della televisione. Sto parlando di 100 milioni di dollari, signore e signori. Mi sono spiegato, 100 milioni di dollari. I consigli del vostro Tony sono gli stessi di sempre. Dormite con un occhio aperto, togliete tutti i coltelli dalla cucina e soprattutto non chiudete la porta a chiave. Jackpot Jail, l'unico reality show che offre a tutti quanti una seconda chance. Io vi aspetto qui,